Amico è con chi puoi stare in silenzio. Non trovi che questa frase di Camillo Sbarbaro sia una perfetta definizione dell'amicizia? Salve, sono Roberto, editore della Grafeit Edizioni. La mia missione è quella di pubblicare testi che rispondano a necessità particolari nell'ambito della narrativa, della saggistica e della spiritualità, e anche un pizzico di poesia e cucina. Per me è importante la qualità dei libri pubblicati e non la quantità, e per questo motivo i nostri testi potrebbero anche essere definiti di nicchia. Nel video di oggi ti parlo di un albo illustrato per bambini da 4 anni in su. Il titolo è Rocco l'allocco e Alfonsino il topino, amici per la pelle, ed è scritto da Robbo, chi sarà mai, e illustrato da Momo, pseudonimo di Anna Fogarolo. Sono almeno tre i motivi per cui questo albo è perfetto per le letture in famiglia. Il primo è perché racconta di un'amicizia difficile, in natura, infatti. Gli allocchi se li pappano i topi, mentre qui Rocco e Alfonsino diventano amici. È un modo per sottolineare che l'amicizia può andare anche al di là delle differenze. Il secondo motivo è perché racconta di una storia di assoluta normalità. Come i piccoli di ogni specie, anche Rocco e Alfonsino fanno cose normali, giocano, fanno merenda, si divertono, passano tempo insieme e alla sera guardano le stelle. Il terzo motivo è perché è un albo ideale per le prime letture. È scritto in stampatello maiuscolo, ci sono disegni molto soffusi e tanto spazio bianco sulla pagina, in modo che i bambini possano continuare a scarabocchiare la pagina e a far diventare Rocco e Alfonsino ancora più amici. E allora ricorda, non leggere domani quello che puoi leggere oggi. Vai in libreria, vai sugli store online oppure vai sul nostro sito www.grafe.it e acquista la tua copia di Rocco l'allocco e Alfonsino il topino, amici per la pelle, che puoi leggere ai più piccoli o anche regalare loro.